consumo di sostanze stupefacenti alla luce del sole e anche sotto lo sguardo dei passanti. Sono queste alcune delle segnalazioni che ci arrivano dal quartiere di Saione. Qui ci troviamo in una delle traverse di via Vittorio Veneto e proprio qui alcuni residenti ci hanno raccontato di aver assistito a consumo di sostanze stupefacenti anche all'interno di alcuni cortili condominiali. A me non sono capitate personalmente, però la zona della famosa zona Campo di Marte, il Pionte, è un continuo. Anche sotto gli occhi, insomma, dei passanti? Sì. Spesso si vede la polizia, però l'indomani già si ricomincia, ecco. Purtroppo non si tratta di un caso isolato, sono infatti molte le segnalazioni che raccogliamo passeggiando per le vie del quartiere. Piazza Zucchi è tranquillissima, durante il giorno non c'è nessun problema, non si riscontra nessun episodio che può dare adito a questi disagi di microcriminalità, di consumo di sostanze stupefacenti. Diversamente magari sì, su questo lato, al di là della piazza, da questa parte effettivamente io non ho mai assistito a scene di spaccio e via dicendo, ma sicuramente si notano personaggi un pochino più strani che bivaccano. Sempre nel quartiere di Saione, in via Nazario Sauro, per far fronte a simili episodi di degrado, in due condomini sono stati installati dei cancelli per tenere lontano lo spaccio e il consumo di droga in aree condominiali e private ad uso pubblico del condominio.